Un buongiorno all'olio in bocca, ragazzi. È il sudore in bocca? È il sudore, pure quello. Allora, siamo arrivati in macchina, adesso dobbiamo andare assolutamente su nelle colline, nelle montagne. Montagne, quali colline? Siamo nelle a 1200 metri. A 1200 metri per il campeggio, è quasi mezzogiorno, quindi cioè siamo Parco sempre... Parco dei Monti Vicentini. Parco dei Monti Picentini. Esatto. Vicentini? Picentini. Vicentini, perfetto. Picentini. Ragazzi, ci stiamo avvicinando, siamo entrati finalmente nel bosco. Nel bosco. Adesso Alessia, io ho molta fiducia della sua guida, perché non dobbiamo assolutamente bucare, sennò ci troviamo a piedi, appiedati, e qua sarebbe un posto molto spiacevole dove fermarsi, diciamo. Molto spiacevole. Siamo arrivati, adesso vediamo un pochino dove piazzarci. Esatto. Che carino, non me l'aspettavo minimamente così, no. Col bosco. No, avevo proprio un'altra idea, completamente. È molto, molto carina. Adesso dobbiamo capire dove piazzarci, mettere la tenda. Ah, si fa il fuoco lì? Sì. C'è tipo il fuoco. Dove? Ah, vedi che ci sono le sedie, la tenda. No, cioè, la niente, vabbè, non è un problema. Ah, oh, arriva un cagnolino. A me. Ciao, piccolo. Ma guarda il cagnolino che arriva. Non è che mi mordi, vero? È bravissimo, il nostro amico. Ciao a me, è il cane di nostro amico. A me si chiama? Sì. Ciao, vuoi essere nel video? Ti posso mettere nel vlog? Mi stai divertendo? Allora, piazziamo sta tenda. Qua, secondo me. Ci sono sassi qua, cose. Vabbè. Magari qualche legnetto togliamo. Qualche legnettino, anche se non penso che sia un problema. Tanto mi potrei distendere ovunque. Non penso, no? Allora, questa l'ha mai fatta, mai montata, no? No, ma penso che sia... mi piace. Allora, queste sono quelle tipo che si fanno in 2 secondi. Ragazzi, oggi facciamo un piccolo tutorial su come montare una tenda. Ah, innanzitutto bisogna scegliere con molta accuratezza il posto. Una volta fatto questo, ragazzi, perfetto. Non l'ha lavata quel maledetto. È proprio uno stronzo. Le mie cose. Tenda fatta. Bene. Fatta! Al sistemata! Contrario. Sistemata! Penso sia abbastanza piano. Ma sì, ma adesso in caso mi distendo faccio il test. Eccola. Adesso è secco. Sì. No, ho visto che non c'è niente. Questo succede tra metà luglio e agosto. Sennò per il resto dell'anno c'è quasi sempre. Descrive la polenta fritta. Abbiamo una ottima polenta con tipico... salsiccia. Qua. Ma dove siamo? Dove siamo? Siamo sull'altopiano di Verteglia, Parco regionale dei Monti Vicentini in Irpinia, località Candraloni. Ragazzi, qua stiamo per mettere il telo, per stasera guardiamo il film. La scaletta è utile anche per fare i precipiti. Ma che grosso, ma che grosso. E niente, ragazzi, ora proviamo a capire come attaccarlo agli alberi, i tiranti. Ne dobbiamo mettere un paio di qua, un paio di là, il cavo nel mezzo probabilmente, poi questo per il filmetto, e poi di là c'è la musichetta e quant'altro. Niente, ragazzi, adesso il buon vecchio Mimmo salirà e vediamo se riesce a fare un paio di giri. Sali, stiamo tenendo il piede qua. Ci prova, ce la fa. Un paio di giri all'albero da questo lato, un paio di là, e poi ci siamo. Ok, signori, finalmente siamo riusciti a mettere il cavo. Abbiamo utilizzato questo paletto sotto per dare un po' di peso e insomma bilanciare il telo. Allora, ragazzi, attualmente abbiamo terminato i lavori su questa parete sul quale verrà proiettato il nostro film. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto un misto. Giulia, vieni qui per favore, vieni.
Vieni qui. Allora, devi sapere che Giulia è la nostra responsabile degli eventi. Fantastico. E quindi ha organizzato anche lei questo, l'evento di questa sera. Sì. Sacchetto con la gamba, rifallo un secondo. E che gamba, c'è da dire, c'è da dire. Per cadere, però. Che ne pensi? Siamo al rifugio Candraloni. Dove precisamente? Siamo sull'altopiano di Verteglia. Altopiano perché sia alto che piano. Quindi però perciò si chiama non è alto e piano dove siamo noi. No, perché noi siamo nella piccolo parte... cucuzzolo. Esatto. Okay. E siamo l'associazione, che non so se era capito dall'associazione Ama. Ama, io non ho niente, mi dispiace. E voi vi chiederete ovviamente che cosa amiamo noi. Ovviamente amiamo il cemento armato. Amiamo Mimmo. Amiamo la natura, amiamo la musica e amiamo l'ambiente, infatti Ama è associazione musica e ambiente. Fantastico. E quindi sono 6 anni ormai che portiamo avanti questo progetto, che è il nostro festival sull'altopiano. Avete una pagina? Abbiamo una pagina social che si chiama Ama Next Generation, perché noi siamo la nuova generazione, lei è la vecchia, perché... Giusto. Non può sembrare, ma lei è molto più grande di me. Ok. Però anche lei fa parte della nuova generazione. Parolacce. Basta, ragazzi, facciamo il giretto. Tra un po' andiamo a visitare un pochino la zona. Tiro sul drone. Perché siamo qua a 1200, 1200. E ci sentiamo dopo. Bene, signori, continuiamo il nostro percorso. Siamo nel bosco. Abbiamo appena fatto una bella ripresetta. E Alessia in questo momento si vergogna perché sta scappando via. Guardate com'è veloce. Ah, eccoci, ci sentivano solo. Ciao ragazzi. Eccoci qua. Abbiamo un animaletto selvatico. Nascosto. Ma che bestia è questa? È locale? Questa è una bestia locale. Se vedi ha delle caratteristiche specifiche. Ah, morde, pericoloso. Ogni tanto con questa, quando indossa questa maglia, sì, guarda. Lo facciamo la braccia. Visto? Morde. Però so un modo per non farlo mordere. Fantastico, ragazzi. Adesso torniamo al campo. Perché ragazzo qua servizio cucina, servizio... Deve lavorare. Non permetterei mai di mettere mano vicino a un fornello. Si lavora. Servizio campo e si lavora. Piccola chicca, ragazzi, andando in montagna a fumare. Avete delle scarpe, penso tutti quanti, perché veramente si va scalzi e si fa questa cosa con le sigarette. Quando si arriva a un punto, diciamo... Non l'avevo mai vista come cosa, pazzesca. Sì, ragazzi. Ok ragazzi, stiamo facendo un piccolo aperitivino, questa è la location e siamo accompagnati da un sottofondo musicale di un violoncello, ottimo violoncello, e la situazione è questa alla fine, un po' di gente così, siamo davanti a questa piccola casa, non degli alpini, perché qua ovviamente non ci sono le Alpi, ma della Guardia Forestale, ed è gestita da questa associazione chiamata Ama, come abbiamo visto prima, e loro una volta l'anno fanno un paio di settimane dove si viene qua tutti in campeggio, si mangia, si beve, tutti in compagnia e poi si piazza le tende nella propria piazzola. Molto molto bello. Adesso tra un po' andiamo e il menù prevede... Ciao! Il menù prevede la focaccia per stasera con la mortadella, che non c'è scritto qua nel menù, ma c'è la mortadella, meno male, perché sennò c'è almeno un salume, anche perché c'era scritto focaccia ricotta aromatizzata, menta, limone, zucchine saltate con i fiori, e non c'era scritto mortadella, però fortunatamente c'è. Cioè ragazzi, alla fine questa è la focaccia top per 6 euro, cioè se vi dico il pranzo molto buono, ma la focaccia era fenomenale, infatti mi sa che me ne prendo un'altra, mi sa. Guardate ragazzi, alla fine il proiettore, lo schermo è venuto così, quindi cioè al top, che poi guardate quanto cavolo è grande questo proiettore a vederlo così, mamma mia, gigantesco. Vabbè ragazzi, ci stiamo godendo le birrette e finita focaccia, anzi non ne fanno più, anche se avrei dovuto forse prendermi un'altra perché mi sta salendo un pochino la fame. Beh, è proprio grande questo proiettore comunque, mamma mia. Buonasera. Buonasera ragazzi. Buonasera. Sta per finire il filmetto. Siamo qua radunati, sì. Alla fine tranquillità, nel chilling più totale. Sì, una pausetta acqua. Pausettina acqua, tra un po' ci sarà musica al DJ, importantissimo, no, in quelli di Montella. DJ ci sta Graziano che suona la chitarra. No, sono... Ah, in console? Sì, eccolo lì. Ah, ok, Graziano sarà in console. Graziano è lui?
In console, sì, sì, sì. Si vergogna, si vergogna, si vergogna. Graziano, lo vedremo dopo. E niente, io stavo litigando con Marco adesso. No, io vorrei denunciare molti, molti fatti accaduti qui sull'altopiano di Vetteia. Ma lo sceriffo, si spende. Uno dei quali, relativo a Domenico Chiaradonna, persona scontrosa, con precedenti per oltraggio a pubblico ufficiale, persona più volte segnalata alle autorità competenti, eppure ancora a piede libero e ancora... senza alcuna perché spende niente carichi pendenti, non ho funzionato. No, no, come carichi pendenti ne parecchi. Te lo confesso. E attualmente stiamo intervistando Mimmo, noto criminale della zona. Domenico, cosa ti ha spinto a intervenire questa carriera? La mia carriera criminale nasce dal fatto di avere un fratello che è abbastanza problematico. Ho visto Narcos al liceo, appena quando Netflix uscì in Italia, io fui uno dei primi sostenitori di Netflix. E Narcos era una delle poche serie che ai tempi girava, quindi il mio motto della vita è stato plata o plombo. Un plombo però. Plombo. No, e tra l'altro grande senso dello Stato abbiamo dimostrato in questi giorni. Non sto scherzando, non sto scherzando. Soprattutto nel segnalare persone pericolose. E l'ho fatto, eh. Tra l'altro la carabiniera, se mi senti, carabiniera di Montella, donna, sei bellissima. Ammanettami, per favore. Fallo. Ammanettami. Ciao Salvatore. Che imbarazzo. Bene, quindi mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale. Attivate la campanella. Attivate la campanella, numerosi, mi raccomando, aiutiamo il Dio algoritmo a capire che il canale esiste. Posso fare un appello all'Italia? Facciamo l'appello.